Siamo sicuri? Mi sta venendo il dubbio. Pazza, pazza! Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono emozionatissima perché oggi apriremo e proveremo delle figate coreane. Io, allora, ho ricevuto più di un pacco, questo è il primo che ho ricevuto, da un sito che si chiama Yes Style. Ora ne parliamo. E sostanzialmente io già lo guardavo da tempo perché ha un sacco di brand, cioè non parliamo delle cose pacche, diciamo, delle cose scasse che magari troviamo su AliExpress o su Wish, sono proprio brand importanti, giapponesi, coreani, cinesi, insomma, ma quelli buoni, ecco. E ci sono anche tante piccolezze che io volevo provare. Allora, siccome Gaia tipo è impazzita e mi è arrivato questo pacco, ma io volevo fare l'unboxing con voi, ma sapevo che c'era una cosa. Quindi ho detto, madre, per favore, mamma, allora, vedete questo coso qua? Ho detto, apri il pacco e cercami questo coso che è lo schiumatore per il sapone. E mi sono fatta soltanto prendere uno e due. E adesso le premo insieme. Allora, io vi dico solo che questo è la vita e lo proviamo subito. L'ho già provato su TikTok e praticamente fa schiuma con pochissimo sapone. Può essere questo? No. Ho provato, ragazzi, questo che si chiama Village Factory. È una figata perché è praticamente una saponetta liquida. Quindi voglio provarlo con questo. E questo lo fanno in Corea. Mi pare che alla fine ho preso quasi tutto coreano. Quindi ve lo faccio vedere bene nel dettaglio. Eccolo qua. Guardate quanto è denso. Cioè, questo è sapone. Se no il profumo ovviamente è di una saponetta di lusso, non vi immaginate quella che trovate nei B&B da una stella. Quindi, poi prendete questo contenitore, questo è uno stantuffo, mettete un pochettino di acqua, vedete qua, poi ci infilate questo. Questo deve stare perfettamente chiuso. Ok, ci siamo. Mi avete massacrata perché ho detto che è duro, che diventa duro dopo che lo scuotete, ma è vero. Ragazzi, guardate quanta schiuma si sta generando. E più spingete, più si indurisce. E capite che quando è diventato duro si è formata tutta la schiuma ed è pronto. Cioè, vedete che comincia a uscire la schiuma? Non ce ne entra più, diventa duro per questo. E mi avete massacrato. Mamma mia, ma anche con questo. Che profumo, che profumo. Guardate. Uno, due. No, ma questa è molto più bella. Guardate, è proprio dura e densa, perché questo sapone è duro e denso. Madonna, no ragazzi, con questo sapone è tutta un'altra pasta. È tutta... Io scioccata. È una schiuma perfetta. Come vi dicevo, è una nuvola. È come lavarsi con una nuvola. E gliene ho messo una goccia, quindi comunque... No, no ragazzi, questo sapone... È schiuma da barba. Pazza, pazza. Ho messo, avete visto che gli hanno messo poco? Non si smonta. Non cade. Non cade. Ragazzi, cioè, compratevi lo schiumatore. Perché è una genera. Tra l'altro costa pochissimo. Vi lascio il link nel box informazioni. E mentre ci siete, compratevi sto sapone. Cioè, avete la schiuma. Ora lo provo con il rasoio. Innanzitutto la sensazione è proprio quella della saponetta, quindi se vi piace questa sensazione fa per voi. Io adesso lo provo come rasoio. Non si smonta, incredibile. Questo apparecchio è la vita. Uomini, donne, bambini, anziani. Io sono scioccata. Cioè, non so se ci rendiamo conto. Ma è anche vero che su TikTok mi avete detto, Gaia, ma perché non provi a montarci la panna o a farci la schiuma per il cappuccino? Quindi io lo lavo bene, prendo il latte e vediamo se funziona anche per il cappuccino. Mi avete chiesto in tantissimi e anche io sono troppo curiosa, quindi proviamoci. Versiamo un po' di latte così. Esce, chiediamo. Ah, se funziona, se funziona. Non ci speravo tanto.
ragazzi, ha funzionato, c'è la schiuma. Però senti, scioccata. Facciamo sto cappuccino allora. Ecco qua un po' di latte. Parliamone, vi prego, parliamone. Ma quanta schiuma fa sto coso magico? Non so quanto costa, ma costa poco. Prendetelo. Caffè. Troppo buono. Abbiamo appurato che funziona, quindi io vi lascio il link, vi straconsiglio di comprarlo perché è fantastico, ci fate anche il cappuccino, cioè voglio dire, a questo punto ci montate anche la panna, fateci quello che volete, schiuma con qualsiasi cosa. Apriamo insieme finalmente questi pacchi. C'è l'anniversario di YesStyle e questi sono i top prodotti di YesStyle che trovate scontati perché a partire, se non sbaglio, dal 19 settembre fino al 26 ci sono, c'è il 12% di sconto sugli ordini a partire da 79 euro con il codice anni22, ma avete anche il mio codice sconto da subito, quindi vi straconsiglio di fare qualcosa. Abbiamo l'All Clean Balm, che è un balsamo struccante, secondo me il migliore che io abbia già provato. Ripeto, questa mi è arrivata prima, qualcosa l'ho già provata. È fatta da oli vegetali, estratti vegetali, ha il coperchio con la palettina, è troppo carino e soprattutto strucca una meraviglia. Una droga, capisco perché è il best seller. Poi abbiamo questo qua che è un siero illuminante con proprietà antinfiammatorie. Eccolo qua, guardate quanto è carino, è tutto giallo e penso sia proprio il propoli perché non ci sono coloranti. Ah, che fresco, è fantastico. Un altro prodotto che io ho adorato, e questo infatti già l'avete visto, è questo gel alla centella. E questo è utile per gonfiare le occhiaie e per migliorare la circolazione. Sulle labbra voglio provare questa, che in realtà è una maschera notte che serve a dissolvere le cellule morte della pelle durante il sonno. Ah no, buonissima. Questa ovviamente è la versione mini e me la porterò, penso, in viaggio, in giro. Dopodiché abbiamo maschere viso, patch per i punti, cioè per i brufoli più che altro. Finalmente ragazzi, apro questo pacco insieme a voi. Cioè, vi prego, guardate quanta roba. Questo dovrebbe essere un trattamento per capelli. Che figo! Prima di fare l'ultimo risciacquo, vediamo se c'è qualcosa che posso provare con voi. Questo ragazzi è uno spray per capelli allargati. Più che altro anche un profumo capelli. No, vabbè. Questo l'ho riordinato perché io questo l'ho preso tempo fa, come potete vedere, ed è uno spray anticaduta. Al tea tree, ma c'è anche tantissimissimo mentolo. Un po' di make up a forma di boccetta. A questo punto questo proviamolo. Mamma, è proprio rosso rosso. Certo, io sotto ho la maschera. Bello, un colore molto bello, più chiaro del mio Reaction Red. Poi abbiamo questo, ragazzi, questo lo volevo da troppo tempo. È un blush a forma di smalto. Quanto è cute. Proviamolo subito. No, vabbè, ragazzi, ho quel pennellino. È uno smalto, ci siamo... Siamo sicuri che sta venendo il dubbio? Sta venendo il dubbio, no, no, è un blush. Geniale, c'è anche la consistenza, sembra uno smalto. Mi aspettavo che la consistenza fosse più simile a un blush, invece è più simile a uno smalto e colora pochissimo. A cose che probabilmente dovevo mettere prima, cioè qua abbiamo una BB cream, mi sembra molto molto chiara, il colore matcha ma è un po' chiaro. Abbiamo un fondotint, ma che figa! No, questo è troppo chiaro. Questa mi ispirava tantissimo. Wow, no! È impalpabile, profumo di tea tree, quindi sarà anche purificante. No ragazzi, non potete capire. Ah, no, bellissima. Questo è un siero per fare crescere le ciglia, ovviamente questo è da provare nel tempo. Mascara fixer, non ho capito se si mette prima o dopo il mascara. Questo è cinese ed è uno stick eyeshadow. Guardate che colore stupendo. Ho preso poi una palette purple. Vi prego, guardate quanto è bella. Voglio provare questo qua. Mettiamolo sopra questo. Ma quanto è figo questo effetto con le paillette. Io questa ve la straconsiglio. Troppo carini, ce ne sono di tanti tipi.
Secondo me con le nail art sono stupendi, ma anche per fare un make up grafico. Questo ne vogliamo parlare, un permaglio per capelli con delle perline, proviamolo subito. Questa mollettina si attacca, proviamo a metterlo qua così e poi mescolarlo ai miei capelli. Purtroppo i miei capelli sono ancora più lunghi di così, ci uscirai così. Per non parlare di questo, una sorta di tisana di tè per il viso. È al gelsomino, una maschera al vapore che potete utilizzare in viaggio. No, vabbè, io amo queste cose. Abbiamo anche gli asciugamani da viaggio. Ma è bellissimo. No, guardate quanto è grande. Penso si possa riutilizzare, ci sono le istruzioni ma sono sempre in coreano e non le capisco. E per ultimo ragazzi, questa che è una spugna biscotto per il viso. Adesso la apro contemporaneamente anche in diretta su TikTok perché voglio che la reazione sia sincera. No, ma è bellissima. Guarda, c'è di una morbidezza, ma fa un profumo strano. Non di biscotto, purtroppo, ma buono. È bellissima. Fatemi sapere se ovviamente volete che io la provi. Cioè, io non ho capito se si mangia o meno. Ovviamente non sto scherzando, ma c'è lei che si lecca le labbra, quindi... Cioè, che cos'è? Ora devo cercare di tradurre bene qua il coreano. È coreana questa? Yes, ovviamente queste figate sono coreane, non vedo l'ora di andare in Corea. E poi la proviamo insieme. Ragazzi, questo è quanto, questo è tutto quello che ho ricevuto. Ringrazio YesStyle per avermi spedito questo mare di roba. Però alcune cose le ho comprate io proprio di tasca mia. Insomma, andate a spulciarvi il sito, vendono anche outfit di brand coreani, quindi trovate vestiti, abbigliamento, accessori e anche accessori per la casa. Io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se ne volete vedere ancora. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!